benvenuti a un pomeriggio di stronzate 5. 5 come le ulcere perforanti che Julie Plec ci sta facendo venire con il suo show The Vampire Diaries. Ma passiamo subito alla rassegna stampa tratta dal quotidiano di Mystic Falls a cura della redazione di Basta con questo Stelena, vogliamo il d'Elena. La prima notizia che vi voglio leggere è quella della prima pagina. La crisi colpisce Mystic Falls. Jeremy Gilbert dichiara: per colpa di Monty e della seconda rata dell'IMU, la tredicesima da cacciatore non mi bastava. Così, per arrotondare, ho intrapreso la carriera di taglialegna. Passiamo alla prossima notizia che riguarda Miss Asservimento. Elena Gilbert si confessa: il mio amore per Stefano non era reale. Sono stata con lui solo per raggiungere il mio scopo, diventare vampira. Perché? Non volevo più il ciclo. Adesso, per finire, passiamo ai necrologi. Nell'anniversario della sua scomparsa, la troupe, il cast e i fan ricordano il Previously on the Vampire Diaries. Dai giornali per oggi è tutto, adesso passiamo alle notizie di cronaca con il caso di oggi. Prima di presentarvi i nostri ospiti e affrontare il caso di oggi, vorrei mandare in onda una piccola clip per raccontarvi i fatti più salienti della settimana. Ne sono successe di tutti i colori questa settimana a Mystic Falls. La mente malata della Maxi Pleccona ha risvegliato una sadica Barbie Originals che, in versione liceale acida, tra obblighi e verità, ha portato la giovane Gilbertina a ferire il suo mangiatore di scoiattoli, che amareggiato ha chiesto alla bionda sexy di formattargli il cervello. Mentre Bonnie, per salvare il suo professorino, ha scoperto che la magia di Shane, oltre a fare del buon tè, è magia nera. Nella casetta piccolina in Canada, Klaus va da Jeremy, reincarnazione di Buffy l'ammazza vampiri. Mentre Elena distrugge i cuori dei pochi fans Elena rimasti con un Ti amo Demon tanto atteso, forse ancora di più che della profezia dei Maya. Asservimento o no, al povero Stefan non resta che piangere, in compagnia della vampira più pugnalata d'America. Sono cose che succedono, io mi sento di appoggiare la causa di Stefan, che come tutti i miei ospiti è mio amico d'infanzia, sono cresciuta con suo padre che sicuramente ci sta guardando. Scusi se la interrompo, ma Giuseppe è morto. Lei mi sta dicendo che Giuseppe è morto? Da un pezzo ormai, è andato, stecchito, mummificato, cibo per avvoltoi! Apprendiamo in questo preciso istante la notizia di un lutto in casa Salvatore. Solo per noi di Video News, infatti, l'agghiacciante notizia della morte di Peppe Salvatore. Ma dobbiamo andare avanti e quindi mi accingo a presentare gli ospiti che ci sono venuti a trovare direttamente dal set di Mystic Falls. Buon pomeriggio. Abbiamo capito che il vampirismo ti ha reso più sensibile nelle parti basse. Volevo chiederti, sei davvero innamorata di Demon? Sì, con lui mi sento super califragili, stichiaspiralidosa. Quindi mi stai dicendo che per te basterebbe solo un po' di zucchero e l'asservimento andrebbe giù? Molto giù. Mi scuso con il mio pubblico per l'irriverenza di questa ragazza e passerei a presentarvi il mio secondo ospite, Demon Salvatore, la causa di tutto. Quindi Demon, tu cosa pensi, che le performance da ninfomane di Elena siano dovute all'asservimento? No. Come dire, non può essere colpa dell'asservimento, perché io non le ho chiesto di montarmi come se fossi un toro meccanico, come biasimarla. E tutte quelle tette, tenerezze, e su e giù, mi sentivo come se fossi a ginnaste vite parallele. Sono soddisfatto. Vorrei stendere un velo pietoso su quanto appena detto da Demon e passare a Bonnie Bennett. I fan si chiedono, davvero non hai capito chi sia Shane? All'inizio pensavo fosse il grande puffo, ma poi mi sono resa conto che era impossibile, perché il grande puffo non esiste.
E siccome Shane mi ha insegnato quella cosa che sembra talco ma non è, serve a darti l'allegria, sono arrivata alla conclusione che Shane è Gargamella. Colgo l'occasione dell'intervista di Bonnie per sollecitare la campagna contro l'assunzione di stupefacenti da parte dei giovani, soprattutto dei giovani di Mystic Falls. Ma voltando pagina, vorrei intervistare la vera vittima di Julie Plec, Stefan Salvatore. Allora, Stefan, volevo chiederti, tu cosa ne pensi del Delena? Io penso che finché la barca va bisogna lasciarla andare e il battello di Elena ha lasciato il mio porto da molto tempo ormai. L'unica cosa che mi sento di dire è It's never gonna be the same, Barbara. Volevo sottolineare che io sono totalmente imparziale, nonostante sia un dato di fatto che Elena sia diventata una ninfomane e abbia ferito i sentimenti del mio povero Stefan. E sottolineando ancora una volta la mia imparzialità, mi sento di sostenere la causa di Stefan, perché it's always gonna be Stefan. Capra! 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 No, io non tollero che mi si offenda solo perché io sono imparzialmente Stelena. Detto questo, mi accingo a salutarvi e vi do appuntamento alla prossima puntata.